verso l'aeroporto. Si parte per Fuerte. Siamo arrivati all'aeroporto e questo sarà la mia morte. Cioè, ma sapete che aereo? C'è più turbo la ca. Io non mi fido. Poi è una cosa sconosciutissima. Ya famo. Gerardo è riuscito anche a litigare con l'hostess dell'aeroporto. Che? Di un po' la frase non esiste. Gli dicevo C, ma mi ha dato, esco, vado all'uscita C4, vado là alla porta e mi dice no è fitte, come ne esiste, oh, mi dà il biglietto che va in zona C4, ne è fitte. Ne è fitte, così. Ne è fitte. Ne è fitte. Perché è in zona C4. Ciao. Ne è fitte. Ne è fitte. E tu l'hai presa pure per culo. Sì, a quarta volta in modici, sì. Poi chissà, poi vedi, ho detto mi faccia sapere come sbagli. Altro che decreto, quella così che ho detto. Già si ero del sedere che abbiamo poi dovuto lasciare la stanza a mezzogiorno. E ci sono venuti a prendere 6:30. Sì, ciao. Siamo salutati due volte. Beh, ragazzi, è un po', se mi vedete, no, non lo so. Ciao. Perdonate, ma qui è un bordello. Allora, siamo arrivati ieri sera tardissimo allo Sheraton qui a Fuerteventura. Quindi ieri sera poi quelli del bus non ci sono venuti a prendere noi. Io non so come cazzo erano i quaderni. E poi problemi, quindi stamattina siamo andati in via esplorativa e quindi vi voglio far vedere la camera. Ci hanno dato, perché comunque sanno che siamo in luna di miele, una suite junior al primo piano, quindi è quella porta. Entriamo, qui c'è uno specchio e ciao. Si entra, questo è il bagno, due lavabi, qui c'è una porta che si chiude, mi vorrei far venire il mal di stomaco, e si apre questa e abbiamo una cabina armadio, quindi qui cassetto, lucetta, eccola, altro punto specchio, qui tutta cabina armadio molto grande, bella, io pure vorrei una casa così, quindi qui appunto pezzo forte appunto della suite, la jacuzzi e wow. Qui appunto ci hanno dato, ecco, mettiamo a fuoco, il kit, poi ci hanno regalato anche un ingresso alla spa. Qui, come vedete, abbiamo due porte, lì c'è il bagno separato, che è col bidet, perché lì l'altro non ce l'aveva il bidet. E qui, un'altra porta, abbiamo il mega doccione. Alice! Andiamo da Lilli. Lilli, mamma sta qui, Poi qui quindi il corridoietto, si entra in una stanza enorme, come vedete. Il nostro letto, il letto di Alice, veramente enorme. Qui c'è appunto la solita scrivania, il tavolo per chi volesse mangiare appunto in camera. Ho detto, questa comunque è una suite, quindi è un po' più grande delle altre, quindi un divanetto nel caso litighiamo, io
Gerardo, faccio dormire. Poi noi abbiamo l'ingresso direttamente alle piscine e un piccolo giardino fuori. Poi nel sdraio, qui è un po' al fuori, dopo vi faccio vedere una panoramica del fuori. E qui è un tavolino. Quindi questa è la camera. Ci sono tre piscine, poi loro hanno l'accesso direttamente alla spiaggia. Oggi siamo andati a vedere, e però non hanno ombrelloni e cose incluse, qui si paga tutto, soprattutto l'acqua è carissima, costa 3,75 euro, quindi un litro viene circa 7 euro e passa, una follia. E niente, quindi dopo vi faccio vedere l'esterno. Un bacito! Stiamo aspettando un granchietto che esce dal buco. C'è un'altra spiaggia, l'acqua non vedi, è meravigliosa. Gerardo. È calda. È uno spettacolo. Guardate, tutta così. Tipo un piccolo porticciolo. Bellissimo, più bello di prima, no? Ciao ragazzi, siamo al mare e qui l'acqua è limpidissima, in cristallo, ci sono un sacco di pesciolini che giustamente giustamente sono scappati tutti, eccoli. No, la mattina erano molti di più. E qui l'acqua non è vero che è fredda. Qui non è vero che c'è vento. E almeno noi siamo al castillo. Il castillo. Sì. E volevamo andare alla spiaggia di Corradeglio. Eccoli i pesci. Bianca, bellissima, però costa tantissimo. Fare qualsiasi cosa, soprattutto l'acqua costa 8 euro. Tanto vorrei una cassa d'acqua. Vorrei far vedere, per fare una foto a mia moglie. Ah, ho preso un sasso, che sembra che c'ho una blatta sotto pelle. Tu ci hai avuto di tutto, lo dite? È diventato sordo. Sì, non ci sento da un orecchio. E poi il coso, il piede. Comunque ecco, le nostre ombre. Ah, guarda come stanno altri pesci. Lì c'è un c'è fosso. Sta, manco tocco qua. Lì c'è un fosso praticamente. Sì, sì. E la sera non stiamo facendo niente qui, infatti non ho fatto video, perché qui allo Sheraton, diciamo che domenica e lunedì non c'è nulla.
E forse stasera c'è una specie di magic show, una cosa del genere, vediamo un po'. È martedì, noi rientreremo sabato. Con l'animazione 5 stelle rubata al presepe o c'era Roma? Non so se l'avete sentito, ridillo per favore. No, dico animazione o Sheraton ai 5 Stelle ha rubato al presepe. Cioè, per il resto sì, ma animazione fa uno spettacolo, 2 spettacoli a settimana. La gente che fa? C'è sta uno che suona al piano, tutte le sere uno che suona al piano fino all'una. Capito? Ma tu puoi stare a vedere uno che suona al piano la sera, ma che, cioè, i ragazzini stavano per terra sdraiati così, annoiati, Però vabbè, stavo usando il mare, a me ovviamente visto? oggi, no, ieri mi è venuto quello che non doveva venire. Pure a me è venuto quello. Pure a te ti è venuto quello, no? Quindi No, ecco, io. poi ci hanno regalato pure appunto l'ingresso alla spa che Fatti. faremo venerdì. Da chi qua i banchi? Fagli vedere chi ha, vai, guarda che devo. Ecco No, come si io non fa. li vedo, tieni, te li passo a No, te. no, mi sono bagnato le mani. Niente, ragazzi. Così. Vado avanti so. E poi che altro dovevamo dire? Ah, L'acqua poi. costa come l'oro, sì. Sì, già io ho detto. Poi nel prossimo video ci sarà un giveaway riguardante il nostro viaggio di nozze. Quindi partecipate, mi raccomando. Il primo della. Iscrivetevi, mi raccomando. Il primo della. e se abbiamo qualcosa di interessante filmiamo. Senti, dimmi che devo fare il Bacioni. piccolo rottino. Eccoli, i Hai visto quanti sono? Questi sono piccoli però. pescetti. Ah, cazzo, lì. Vi volevo far vedere questi buchi che ne è pieno 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 la spiaggia, la sabbia sotto, e sono praticamente le tane dei paguri. Che carini. Addosso, ma tu stai a vedere? Tu stai a vedere? Madonna. Stai a vedere quanti ce n'ha? Ah, l'ha preso il cinese, vero? Chiafa. Non l'ha preso. Sì, ecco. Ah, un gamberetto ha preso. Un gamberetto che io ho preso a mano. Ok, che cosa. Il granchione. Ma sta a vedere quello manco una mano ce la faccio a piallo. Buon Ferragosto. Dì un po' che vita Ma qua, perché mo. inquadri? Allora, è Ferragosto 14 sera. E io manco mi inquadro perché ho un'oscenità. Ho avuto il mal di testa fino ad ora. E la spiaggia è il Manco un deserto dei falò. Tartari. Vabbè che il E il falò è falò è vietato. vietato pure in Italia. Però a noi non ce ne frega un cavolo e lo famo Io famo uguale. uguale. Invece qua non c'è stato manco una sigaretta a spiaggia. Manco un accendino acceso. Cioè niente, proprio zero, spiaggia E quindi ora tutte. siamo qui in questo boh, non lo so dove siamo. Ragazzi, stiamo a Spagna. Ma è Italia, Argentina? No, ma No. stiamo a Spagna, dai, è sicuramente a Spagna. Vabbè. Ah no, ma mica sta a dire, no, no, giovedì 10, Oddio, io? vabbè. Cuore stelle gli No, è sto a far 9, è venire da 9. umità. Sì, è 9, è a Spagna. Vabbè, ho capito, contento. Siamo contenti io segnare la Spagna. Niente, quindi ecco. Non c'è niente qui. Poi ogni volta chiudo, se trovo qualcosa Comunque là c'è un interessante. botto di gente che ha sentito un urlo Sì. allucinante. Ho detto, ogni volta chiudo gli dico, se trovo qualcosa interessante ve lo faccio vedere. Ogni volta ricomincio con una nuova cosa. Questa è la Guinness. E basta. Ma è dato una botta, io lo dico, guarda che te denuncio. Sì. Vabbè, quindi se trovo qualcosa interessante Oh, accendo la dico. telecamera. Ciao! Allora, qui è la parte divertente, è tutto sauna, bagno, turco, eccetera, eccetera. Passa, 11.
invece dorme, così possiamo andarci a fare i sauna e i bagni turchi. E niente. Questo è il trio delle docce emozionali, che invece sono le tre torture cinesi, ovvero il secchio, acqua calda e acqua fredda, acqua bollente, e questo è tipo acupuntura. Cioè, escono tutti dei cosetti che sembrano aghi. Poi, senza base. Questo è il bagno di vapore, sarebbe bagno turco. Questa è la sauna. Questo è per rilassarsi. Questo è la jacuzzi e l'acqua freddissima. Ma fredda per di fredda, eh? Vieni un po'. Questa qua che io adoro. È gelata e poi c'è la jacuzzi e poi lì in fondo c'è il bagno romano che... E poi vabbè, lì c'è la piscina con i materassini idromassaggio. L'idro. Loves to keep you occupied. The big attraction on a Friday morning being the local market. Siamo arrivati a Corraleio e praticamente qui sono famose per le dune e la spiaggia bianca. La gente si arrampica sulle dune per vedere il mare. E là andiamo pure noi. Questa è la cosa da fare nelle dune dei Corallini. Uno arriva, si ammazza per arrivare su qua la duna e guarda il mare. Olla! Allora ragazze, siamo arrivati a Miami e siamo qui. No, è vero. Siamo a Corraleio, che sarebbe il nord dell'isola. Siamo qui perché un sacco di vicissitudini, finalmente siamo arrivati e qui la spiaggia è bianca. Il mio piede dov'è? Vedete? E il mare è bello, solo che ora si è alzato il vento da qualche giorno. Perché mi sposto? Si è alzato il vento da qualche giorno e quindi ecco, ci sono delle onde assurde. Corraleio è famosa oltre per le sue spiagge bianche, appunto per le sue dune tipo deserto. E noi abbiamo preso ecco l'ombrellone, qui costa 3 euro tutto il giorno, il lettino anche 3 euro. E niente. Ora ci facciamo due foto in questo mare. Io volevo assolutamente venire. Gerardo mi sta maledicendo. Ecco l'acquetta che ci è venuta a trovare. Bello, 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 veramente. Andiamo, non so se vedete i colori, quel marrone che si vede è praticamente le alghe, perché ha smosso un sacco di... il vento ha smosso un sacco. Bonjour, bonjour, siamo a Madrid con le valigion e io perché parlo François, non so. Bella Melinda, tanto gustosa. Quindi niente, siamo qui, questo bellissimo aeroporto con le travi arcobaleno, vediamo. Guarda, lì
lì sono tutte blè. Guardate che bello, tutto colorato. Ok ragazzi, io devo chiudere perché sennò dopo non posso chiudere in macchina il vlog. Care ragazze, allora siamo ritornati, tutto a posto. Non ho potuto appunto chiudere il vlog la stessa. Chi è mamma? Chi è? La stessa sera, perché eravamo distrutti. E niente, quindi poi vorrò fare un video. Vorrei fare un video. Da bacetta mamma, da bacetta. Da bacetta mamma. Questo amore, amore, amore. E vorrei fare un video appunto su come viaggiare con un bimbo. Vieni, Davide, da bacetta papà. No, no, tu a me, no a lei. Io a te. Bacetto. Certo, sempre. E da bacetta papà. Da bacetta papà. Da. Un bacetto. Distratta. Eccola. E niente, quindi grazie. Sì, a me. E tu questa amore in diretta, scusate. E niente, quindi volevo fare appunto un video, a parte che molte mamme, ragazze, non so, sono mamme, mi hanno chiesto com'è stata la mia esperienza di mamma, un po' l'allattamento, la crescita, poi come facevo a studiare, insomma, cose così in generale. Quindi vorrei fare un video su quello e magari se ci inserisco anche appunto com'è stato viaggiare con lei, come un po' mi sono organizzata, se vi interessa. E basta, niente, quindi questa è la seconda parte. Oh, mia suocera, questa è la seconda parte del vlog e vi saluto, ciao! Alice, dai un bacetto a papà. Mua. Da bacetta a mamma. Bravi! Thank you.